Rendendoci conto che ovviamente il Catania non militava più nelle massime serie, ma ovviamente oggi milita nella serie che conosciamo, non poteva assolutamente sostenere i costi di affitto che erano pari a 10.000 euro. Li abbiamo rimodulati a 1.500, ieri c'è stata una seduta di consiglio comunale dove qualcuno ha anche detto che forse sono bassi. Io mi sento molto serena perché sono in linea con altre città che hanno la rasserenare i tifosi. Già i tifosi credo che abbiano un ruolo molto importante che è quello di sostegno alla città, al calcio appunto della nostra città, il calcio Catania. Stanno facendo molto bene, sta facendo bene la squadra, quindi è importante che loro continuino senza avere altri pensieri. Le beghe di tipo amministrativo lasciamole agli amministratori, la politica è assolutamente disponibile ad un dialogo fattivo, a non creare problematiche particolari. Abbiamo avuto assolutamente piena disponibilità da parte dei dirigenti del Catania a sederci e a trovare tutte quelle che sono le soluzioni giuste, congrue, nel pieno rispetto delle regole e della legalità, l'amministrazione comunale. Io l'ho sentito in questi giorni, c'è massima disponibilità reciproca perché, ripeto, queste piccole beghe, disquisizioni, punti di vista dove ognuno può avere il proprio nel rispetto completo e totale, ciascuno dei propri ruoli e dei propri punti di vista, devono essere assolutamente superati per il bene della città. Precedentemente a questa convenzione d'uso che c'è in atto, c'era una convenzione pluriennale che ha sempre sancito il rapporto fra Comune e Catania, mettendo i paletti belli, chiari, fermi. Purtroppo il documento in allegato è più una questione formale, è una questione per voler dimostrare chi ce l'ha più duro, come si suol dire, chi è più tosto. È una cosa che noi non possiamo accettare. Non possiamo accettare perché io ribadisco e ripeto, al di là di questo, è vero che lo stadio è di proprietà del comune, ma il comune è dei cittadini, il comune è al servizio della città. Il Catania è la squadra della città ed è l'unica fruitrice dello stadio. Una cosa è certa, e lo ribadisco a chiare lettere, continueremo a pagare regolarmente l'affitto perché è giusto che sia così. Siamo in attesa di una convenzione che o di un momento di discussione per poter stabilire una convenzione pluriennale, e la cosa più importante, lo ribadisco a chiare lettere a tutti quanti, che il Catania quel documento così com'è non lo firma, ma non hanno parlato con nessuno, non hanno nessun incontro con nessuno programmato, almeno non mi sembra che noi abbiamo parlato con nessuno. Al Catania non siamo stati contattati da nessuno, né l'abbiamo fatto noi. Poi quello che asserisce l'assessore Sciaffa lascia il tempo che trova, non mi sembra più un tentativo di un politico di voler mettere le mani avanti, piuttosto